Se entro domenica non saranno trasferiti ai comuni 2 miliardi e 400 milioni di euro per coprire le mancate entrate dovute alla cancellazione della prima rata dell'IMU, non potremo pagare gli stipendi di settembre. Piero Fassino, sindaco di Torino e presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, ha lanciato questa mattina a Roma un nuovo allarme a nome di tutte le amministrazioni locali, le cui casse si sono svuotate. Immediata la risposta di Palazzo Chigi. In una nota il governo poco fa ha chiarito che, proprio alla luce dell'urgenza manifestata oggi in Parlamento dall'ANCI, il governo adotterà agli inizi della prossima settimana i provvedimenti necessari ad assicurare ai comuni le risorse dovute. Insomma, gli stipendi di settembre a quanto pare non saranno a rischio. Fassino era intervenuto questa mattina in una audizione alle commissioni bilancio e finanze della Camera sulla conversione in legge del decreto con cui il governo, dopo un lungo braccio di ferro politico, ha cancellato a fine agosto il pagamento della rata IMU di settembre, lasciando i comuni a secco. Fassino è stato chiarissimo. La prima rata promessa dal governo non è stata ancora trasferita, ha detto, invitando Palazzo Chigi ad intervenire. Siccome le procedure richiedono tempi lunghi e le buste paga non si fanno il 29 settembre, ha aggiunto il sindaco di Torino, per i comuni ci saranno problemi di liquidità giganteschi. Del resto, l'ANCI più volte in questi mesi ha sollecitato il governo ad un chiarimento, mettendo in evidenza le conseguenze della cancellazione dell'IMU sui bilanci comunali, fino appunto all'impossibilità di pagare gli stipendi ai dipendenti. Ma già il presidente della Commissione Bilancio, Francesco Boccia, del PD, aveva assicurato che il Parlamento avrebbe fatto pressione sull'esecutivo affinché la questione fosse chiarita rapidamente e che il provvedimento di copertura dell'IMU sarebbe arrivato al più presto. Ora la conferma l'ha data Palazzo Chigi, ma il 30 settembre è vicino, mancano soltanto 10 giorni e i soldi da qualche parte vanno trovati. Il rischio, inoltre, che la service tax risulti ancora più onerosa della vecchia IMU resta dietro l'angolo.